Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo il dado vegetale. È facile e veloce da preparare, 100% naturale senza nessun tipo di prodotto chimico o additivo. È una ricetta molto versatile in quanto potete utilizzare tutte le verdure che preferite. Questo dado arricchirà i vostri risotti, brodi e anche arrosti e tantissime altre deliziose ricette. Iniziamo! Per questa ricetta avremo bisogno di 1,2 kg di verdure già lavate e pulite, a scelta. Noi abbiamo 2 gambi di sedano, 2 carote, una patata media, una zucchina, 2 pomodori piccoli, 1/4 di sedano rapa, mezzo porro grande, mezza cipolla dorata grande, un bel mazzo di prezzemolo, 5 foglie di basilico e 3 g di curcuma. Tagliamo a cubetti grossolani tutte le verdure. Infine aggiungiamo 0,4 g di zafferano. In una padella capiente antiaderente mettiamo 40 ml di olio di semi di mais e le nostre verdure tagliate. Diamo una bella mescolata. Copriamo con un coperchio e cuociamo per 10 minuti a fuoco medio-basso. A questo punto aggiungiamo 300 g di sale grosso. Amalgamiamo al composto e mescoliamo. Cuociamo con il coperchio per circa 50 minuti. Togliamo poi il coperchio e cuociamo per altri 10 minuti, finché le verdure saranno prive d'acqua. Trasferiamo il composto in un mixer e frulliamo fino ad ottenere una purea omogenea. Rimettiamo il composto in padella e cuociamo ancora a fuoco medio per 10 minuti, mescolando continuamente, al fine di asciugarlo il più possibile. Mettiamo la purea in un contenitore. Il nostro è un quadrato di lato 22 cm e 2-3 cm di altezza, coperto con carta forno, e la stendiamo su tutta la superficie. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare completamente. Una volta raffreddato, mettiamo in freezer per una notte intera. Il giorno seguente tiriamo fuori dal freezer, togliamo la pellicola e tagliamo i bordi per rendere i cubetti più uniformi possibile. Misuriamo e creiamo dei cubi di lato 3 cm. Prendiamo dei foglietti di carta forno di 3 cm di larghezza e 8 cm di lunghezza e dei foglietti di alluminio di 9 cm di lunghezza e 5,5 di larghezza. Avvolgiamo il dado prima nel foglio di carta forno e poi in quello di alluminio, chiudendo i bordi laterali. Mettiamo tutti i dadi in un contenitore e li possiamo conservare in freezer per circa un anno. Un dado è sufficiente per insaporire mezzo litro d'acqua. Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.